questo è il materiale che serve essenzialmente per mettere in sicurezza gli operatori sanitari, parliamo delle tute per le aree di massima pericolosità e parliamo anche dei materiali di produzione per la fabbricazione delle mascherine. Qui abbiamo materiali per la fabbricazione delle FFP2 e le FFP3, questo consentirà di dare alla Regione Puglia la possibilità, nel caso il mercato non sia nelle condizioni di poter rendere disponibili questi materiali, di produrre e renderli così a servizio di tutto il sistema regionale, non solo il sistema sanitario ma anche pensiamo al sistema imprenditoriale, perché noi abbiamo affrontato un periodo di lockdown molto, molto duro, molto particolare. Quello che ci attende davanti è un periodo nel quale dovremo combattere con il virus mettendo in sicurezza la scuola, mettendo in sicurezza il sistema sanitario, mettendo in sicurezza chi nella quotidianità è tenuto ad operare, questo nel più ampio concetto della resilienza.